Per la sesta volta il Conservatorio Casella torna a inaugurare il suo anno accademico con un concerto offerto alla città nel giorno di Santa Cecilia, quasi a volerne suggellare il carattere agulare e allo stesso tempo di tradizione consolidata dell'evento. Ancora una volta lo facciamo seguendo la cifra che ci è più cara, quella di farvi conoscere l'istituzione attraverso i risultati artistici conseguiti dagli studenti, ha spiegato il direttore Giandomenico Piermarini. All'orchestra degli studenti, padrona di casa indiscussa delle ultime edizioni del concerto, quest'anno abbiamo voluto aggiungere un ulteriore arricchimento, ha detto, nel senso appena affermato, e abbiamo voluto che a dirigerla fosse un altro studente scelto tra gli allievi della classe di direzione d'orchestra. I numeri del Conservatorio Casella, che appena ha celebrato il 50° anno di attività, sono importanti. Il numero degli studenti è cresciuto nel corso degli ultimi anni, attestandosi ad oltre 800 iscritti, mentre per quanto riguarda la didattica, il nuovo anno accademico del Conservatorio inizia arricchendo la sua offerta formativa grazie alla messa a ordinamento dei corsi di diploma accademico di secondo livello con decreto del MIUR che ha accreditato ben 47 corsi e l'attivazione dei corsi per la formazione dei docenti. Paradossalmente, dopo il terremoto si pensava chissà quali disastri di iscrizioni. Il nostro conservatorio è salito nei numeri, ma non soltanto nei numeri, ma soprattutto nella qualità della formazione raggiunta in questi anni, grazie anche al MUSP in cui siamo ospitati, la protezione civile, diciamo, dopo il terremoto ci fece questa donazione e questo ci ha permesso di crescere molto sull'aspetto proprio artistico e professionale, perché abbiamo spazi per operare quotidianamente, insomma, per fare quello che il conservatorio deve fare, didattica e formazione sul campo. Certo, noi dobbiamo garantire, appunto, come dicevo prima, la formazione degli studenti e approfittiamo di ogni occasione che ci viene offerta per poi mettere dare alla luce e far vedere quello che loro sanno fare, il valore che hanno raggiunto. In ogni occasione siamo sempre presenti, usciamo da un anno di celebrazioni che è stato il 50° con tante attività, tanti progetti, tante performance. L'ultima, insomma, è stata il 26 ottobre. Ricordiamo anche la perdonanza con Cocciante, la serata Sharper con l'università, con i nostri compositori. Insomma, è un continuo divenire anche quest'anno, che si riparte da 51, speriamo di continuare sempre a raggiungere traguardi sempre più elevati. La produzione artistica si differenzia in diversi stili musicali, dalla musica antica alla musica classica, al jazz e alle nuove tecnologie. L'attività del conservatorio è importante anche per la ricaduta sul territorio, intesa come trasmissione delle conoscenze attraverso tutte le attività istituzionali che influiscono in maniera tangibile sul tessuto sociale nel territorio di riferimento.